Destiny è entrato prepotentemente nella vita di noi videogiocatori mesi prima della sua uscita, grazie ad una campagna marketing imponente che mai o quasi si era vista prima. Dopo quasi 200 ore di gioco alle spalle, posso esprimere la mia opinione del come e del perché Bungie abbia parzialmente fallito in questi primi mesi di Destiny. Il punto forte di questo titolo è stato e sarà sicuramente il gameplay. Facile, intuitivo, coinvolgente, riuscirà a tenerci incollati allo schermo per ore e ore, anche quando le reali attività del gioco non lo richiederanno. Non basta questo però per convincere i giocatori più hardcore che vedevano in Destiny una reale alternativa ai titoli più amati Call of Duty e Halo. D'altronde Bungie ci aveva presentato il suo prodotto come qualcosa di rivoluzionario, un progetto che si pone l'ambizione di durare 10 anni e che promette di inserire al suo interno dinamiche GDR e MMO che offriranno ai giocatori un'esperienza mai vissuta prima. Ma è veramente così? Le caratteristiche GDR sono subito evidenti. Una costante crescita del personaggio, delle sue armi e dell'equipaggiamento regalano al giocatore ore ed ore in cerca dei pezzi mancanti dell'armatura per portare il personaggio al level cap, che però scopriamo presto si può raggiungere troppo in fretta e senza così tante difficoltà. Senza parlare del fatto che il sistema di drop delle ricompense sia totalmente random e che quindi non darà peso all'abilità del giocatore qualsiasi modalità voi giochiate. La componente MMO, che si pone come obiettivo un mondo condiviso con missioni e dungeon sempre pronti per essere affrontati, si scopre essere troppo ripetitivo e con poca varietà. Le missioni saranno sempre le stesse, giocate in salsa diverse, ma sempre le stesse. Non sto dicendo che il level design o che la realizzazione del mondo di Destiny sia brutta, anzi, è molto curata e caratterizzante, ma è troppo poco vasto per essere veramente incisivo e sempre stimolante ad essere esplorato. Quando tutto sembra perduto, ecco che arrivano i raid, missioni cooperative a 6 giocatori che, dicono, ci metteranno di fronte ad obiettivi difficilissimi e lunghissimi da completare, per poi ricevere armi ed armature uniche che permetteranno al nostro personaggio di raggiungere il livello 30. Altrimenti irraggiungibile con le armature convenzionali, leggendarie o esotiche che siano. Anche qui Bungie esagera un po' troppo e dopo pochi giorni si scoprono già modi per completare il raid in pochissimo tempo e con il minimo sforzo. Molti giocatori provano quindi a rifugiarsi nel PvP per testare in maniera un po' più concreta la profondità e concretezza dell'endgame, ma le dinamiche non sempre chiare delle modalità e moltissimi problemi di connessione ai server, sistemati forse con altrettanti molti aggiornamenti, limitano l'esperienza di gioco. In sostanza Destiny è una grande idea, che lascia trasparire molta possibilità di crescita con i prossimi DLC che andranno ad implementare l'esperienza di gioco, ma per ora rimane un buon passatempo con cui gli amanti dei brand FPS più affermati hanno giocato in attesa di quello che veramente gli interessava. Lo accantonerò in attesa delle espansioni e mi dedicherò ad altro, per poi tornare a sviscerarlo in maniera maniacale, come ho fatto in questi primi mesi, con la speranza che Bungie riesca finalmente a far decollare il suo amato prodotto.